dal mio a noi, perché solo il noi costruisce. Solo il noi ci aiuta a cogliere la bellezza di un orizzonte. Da soli non si va da nessuna parte. E ho sempre portato l'immagine e la differenza della rete che costruisce e il contrario della rete è la ragnatela. E capite molto bene, soprattutto qui a Napoli, che cos'è la ragnatela. È come una volta che ci caschi dentro, sei perduto per sempre. L'importanza di costruire la rete. È così che nasce l'idea del patto educativo. C'è stata molta fatica, però grazie veramente all'impegno di tutti, grazie soprattutto a quel senso di corresponsabilità che ha animato questo percorso, siamo già partiti in 3 quartieri, lo diceva prima Don Pasquale, che sono stati e sono quartieri, tra virgolette, di riferimento in questo momento, ma l'obiettivo, l'idea, è quello di realizzare una città educativa. Vedo qui degli amici di Forcella che poco fa mi hanno detto: noi ci siamo. Ho visto i ragazzi di Ponticelli che mi hanno detto: noi ci siamo. L'altra realtà è quella di Soccavo, dove sono stato presente a fare anche lì con loro un incontro, e lì la rete è già costituita. Sì, 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 infatti ho visto il Sapenza. Ma non sono solo ragazzi, la rete significa la scuola, la parrocchia, le associazioni, i maestri di strada, il volontariato. Solo nella misura in cui saremo capaci di camminare insieme, allora saremo capaci di percorrere questa strada e di vivere questo processo, perché è un processo, è un inizio, ma c'è molto da camminare. E soltanto insieme saremo capaci di tagliarlo il filo del traguardo. Se qualcuno resta indietro, vuol dire che da qualche parte stiamo perdendo. Dal mio a noi, proprio dalle parole di Domenico, diceva da soli non possiamo fare nulla. Allora, eccoci live web spettatori di NaoTV, vi abbiamo mostrato una parte del discorso di Don Mimmo, patto educativo qui all'Istituto Don Bosco Salesiani, in via Doganella, il sindaco Maurizio De Giovanni, il maestro avitabile, Don Mimmo battaglia insieme al vescovo di Pozzuoli e a tante realtà associative per andare ancora una volta incontro ai giovani napoletani, perché c'è bisogno di un patto educativo, come avete sentito, che è già partito in altri quartieri, che deve estendersi a tutta la città per quello che la città sta rappresentando. Tut ugual sunt creature, parafrasando una frase del maestro avitabile, famoso in una sua canzone. Nel TG vi daremo conto anche delle interviste. Per ora concludiamo da Napoli e dall'Istituto Salesiani Don Bosco. Paolo Fusco per NaoTV.